riprendiamo da dove ci eravamo lasciati e inseriamo all'interno dei preset dei fade-in alle camere, in modo tale che l'ingresso sia più morbido in 3 secondi, come di default. Quindi aggiungiamo fade-in, fade-in anche qui, mettiamo lì sopra, ecco qui, questo andrà di conseguenza. E anche questo, e il background verrà playato, quindi sarà un fade in della camera 1. Trasciniamo la Q Cam 1 nel fade e trasciniamo la Q Cam 2 nel fade. Gli diciamo che il fade chiaramente dovrà andare a 100 partendo da 0. Lo stesso qui. Partendo da zero. A questo punto non facciamo altro che ripetere la stessa struttura nel preset 2 e quindi aggiungeremo delle Q fade 1 e 2 e assegneremo anche le sorgenti a queste Q. Notate le X rosse alla sinistra, c'è qualcosa che non va e adesso capiamo cosa. Diamo i giusti autofollow come precedenza. Questo è il fade cam 1 e dobbiamo dare quindi il giusto valore, cioè 0 e 100 ai fade e alle sorgenti. Facciamo un release di tutto e facciamo partire il preset 2, vediamo che è corretto. Quindi switchando da preset 1 a preset 2 abbiamo l'ingresso dei preset in fade in. Questo diciamo è quello che ancora noi non sta bene perché vogliamo proprio creare un crossfade tra i due preset, quindi un incrocio, un intreccio. Quindi fade in uno e fade out l'altro. Quando noi lanceremo il preset 1, le camere saranno aperte. Dovremmo dare due comandi, cioè che camera 1 e camera 2 devono chiudersi in fade out. Quindi non facciamo altro che aggiungere due Q di fade, assegniamo le sorgenti cam 1 e cam 2, le numeriamo, basta che numeriamo la prima anche perché c'è l'autofollow e si tira dietro, l'autocontinue si tira dietro anche quella di dopo, e le nominiamo come fade out. Per riconoscerle le Q. Fade out 2. Ecco qui, una si tira dietro l'altra. Dopodiché procediamo con la stessa operazione sotto. Aggiungiamo due Q di fade che rappresenteranno i nostri fade out. Segniamo le sorgenti, cam 1 e cam 2. Numeriamo anche questa. Rinominiamo prima questa come fade out e fade out cam 2. Assegniamo anche qui un numero. Auto follow, no, ecco, pardon, ecco qui, esatto. Però vediamo che sulla sinistra ci sono ancora le X perché dobbiamo cambiare i giusti valori, metterli tutti a 0 in modo tale che da telecamera da essere ad opacity 100 vada a finire a 0 in 3 secondi sempre. Ecco qui. A questo punto, singolarmente i preset, vediamo se funzionano. Facciamo un release, preset 1, fade in. Preset 2, fade out. Preset 1, fade out, pardon. Preset 2, fade in. Preset 2, fade out. Ecco, singolarmente i preset funzionano. Dovremmo crearci come prima dei pulsanti che possano automatizzare il tutto e lanciare dei comandi singoli secchi. Come fare? Lo start al preset 1 lancia lo stop al preset 2. Questo in questo caso non andrà bene perché noi dovremo lanciare il fade out al preset 2 nel caso in cui fosse attivo il preset 2. Però
Per cui dovremmo aggiungere tra la Q, scriviamo qui 12 e la Q 14, dovremmo inserire una Q che sarà il lancio del fade del preset 2, che chiameremo Q13 con, qui andrà a puntare quindi questa qui, la 11. Qui me lo scrive anche qui. Successivamente questa lancerà lo stop, ma lo stop al preset 2 non partirà subito, ma partirà al termine del fade out delle camere, perché se no altrimenti succede un pasticcio, potete anche provare. Gli mettiamo il tempo di fade impostato, che è 3 secondi. Questo farà sì che aspetterà 3 secondi, il pre-wait farà aspettare 3 secondi al comando di stop prima di mandare in stop il preset 2. Ripetiamo la stessa operazione sullo start preset 2. All'interno, questa la chiameremo 15, questa la chiameremo 17. Rimetteremo lo start, chiameremo 16, questo start alla 10. Questo farà partire la 10 e susseguentemente, subito, immediatamente lancerà lo stop al preset 1. Gli daremo anche qui un pre-wait di 3 secondi e il tutto dovrebbe quadrare. Andiamo in play con i tasti assegnati, quindi start. Ed ecco qui che adesso, andando, si è posizionato in start preset 2. Dobbiamo andare sul preset 2. Andrà in fade out il preset 1 ed entrerà in fade in il preset 2. Al contrario ancora, proviamo con i tasti. Tasto 1. Tasto 2. Questo ci è servito per fare un po' pratica con le automazioni delle queue, per vedere come interagire meglio con le queue. Nel prossimo tutorial capiremo meglio come gestire le surface.